Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questa, diciamo, mattinata, in compagnia, di Formez e appunto della, diciamo, attività che abbiamo, concordato con, la regione, relativa appunto a come vedete dal titolo, assistenza tecnica nei regolamenti dei fondi 21-27. Come sapete, diciamo, questa è un'attività che accompagna la scrittura del programma operativo regionale che appunto ha visto già tre webinar che sono stati realizzati prima della pausa estiva e abbiamo sentito l'esigenza di approfondire il tema dell'assistenza tecnica proprio perché ci sono delle novità per la programmazione 21-27 e proprio perché in questo periodo anche di ferie estive siamo stati impegnati a redigere poi i position paper. E le matrici che ci aiutano a costruire il quadro di riferimento della programmazione 21-27 era, diciamo, utile dare una panoramica a tutti affinché potessimo essere appunto in grado di analizzare la questione ed eventualmente aiutare appunto il decisore sia amministrativo che politico a le giuste scelte. Quindi per questo, queste sono, diciamo, le motivazioni che ci hanno portato a concordare e quindi a prevedere questa attività odierna. Quindi al momento vedo ci sono 23 partecipanti, aspettiamo giusto qualche altro minuto che anche altri colleghi possano, diciamo, entrare in piattaforma e per poi appunto iniziare con l'attività e quindi per lasciare poi la parola sia al dottor Raffaele Colaizzo e poi appunto quando appunto ci raggiungeranno anche la direttrice Emanuela Grimaldi e l'autorità di gestione il dottor Carmine Cipollone. Do il buongiorno appunto a tutti, usate appunto la chat per chi appunto ha già partecipato a precedenti webinar con il Formez, sapete appunto che la piattaforma che utilizziamo permette uno scambio continuo con il docente e noi diciamo avremo delle pause nelle quali potremo porre delle domande al docente, quindi utilizzate questa chat proprio per anche nel corso, diciamo, dell'illustrazione del docente, appunto, delle domande che poi avranno il loro momento di riflessione, appunto, quando nelle varie fasi e pause di interruzione che faremo tra i vari argomenti. Credo, appunto, non mi pare che ci siano particolari problemi, tranne appunto il servizio tutela sociale che ci comunica di un eco, però appunto tutti i microfoni, oltre quello dei relatori, sono silenziati, quindi verificate anche lo stato delle vostre casse e appunto della connessione internet. Eventualmente, se avete problemi, provate a uscire e poi a rientrare. E giusto un'altra, diciamo, comunicazione con, diciamo, l'invito alla partecipazione, vi è stato inviato anche il link
all'eventuale iscrizione sulla piattaforma Eventi.pa per chi poi volesse, diciamo, scaricare l'attestato di partecipazione. Quindi se appunto avete questa necessità dovete cliccare sul link di Eventi.pa e quindi a seguito poi dell'attestazione e della compilazione del questionario di customer, scaricare in autonomia l'attestato. Allora, appunto, siamo arrivati a 32 partecipanti e l'argomento è piuttosto, diciamo, articolato. Quindi inizierei a chiedere a Raffaele Colaizzo, che è il nostro docente per questa mattinata e che conoscete in quanto a essere stato docente anche di precedenti nostri diciamo, incontri, che è appunto un esperto riconosciuto a livello nazionale di politiche della coesione, quindi, e che ringrazio. Appunto di aver accettato il nostro invito, chiederei appunto a questo punto di avviare l'attività e quindi appunto di aprire il microfono e quindi grazie per la partecipazione. E quindi ci poi rivediamo magari a metà attività per entrare poi nel merito e eventualmente anche riportare anche quelle che sono le varie domande che pervengono dai partecipanti. Grazie Raffaele e ti do la parola. Grazie Maria Rosaria, buongiorno a tutti. Nell'incontro di oggi abbiamo questa scaletta. Innanzitutto chiariremo i concetti di assistenza tecnica standard e di assistenza non collegata ai costi nell'ambito dei regolamenti dei fondi 2021-2027 e daremo anche una definizione di quali siano le azioni per la capacità amministrativa. Il secondo punto all'ordine del giorno è un approfondimento sul finanziamento non collegato ai costi. Si tratta non di una novità nell'ambito dell'attuazione dei fondi, perché in realtà, anche se in maniera abbastanza marginale, questa modalità di finanziamento era già prevista nel 14-20, però certamente nel 21-27 c'è una forte enfasi sul finanziamento non collegato ai costi. E in particolare un meccanismo di questo tipo agisce anche per il finanziamento dell'assistenza tecnica, anche, non solo, per il finanziamento dell'assistenza tecnica. Vedremo poi rapidamente quali sono le parti del modello, del cosiddetto template, l'allegato 5 del programma operativo che dovremo redigere in tema di assistenza tecnica. Vedremo quali sono le scelte principali dell'accordo di partenariato, i contenuti essenziali del PON Capacità per la coesione, che è in sostanza l'erede del PON Governanza 2014-2020. Esamineremo la tabella di marcia della Commissione europea, che come vedremo è un'impostazione della progettazione delle azioni di capacità amministrativa da parte delle autorità di gestione e daremo uno sguardo molto rapido alle misure di sostegno alla capacità amministrativa nel Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza. Naturalmente alcuni di questi punti li tratteremo in maniera molto sintetica. Iniziamo allora dal primo punto, cioè al tema dell'assistenza tecnica standard e l'assistenza tecnica non collegata ai costi nei regolamenti dei fondi 21-27. Quindi vediamo quali sono le parti dei regolamenti dedicate all'assistenza tecnica, vediamo qual è la logica e il funzionamento delle modalità di finanziamento dell'assistenza tecnica, vedremo un'importante novità introdotta dal regolamento FESR in materia di finanziamento delle azioni di capacità amministrativa e poi vedremo appunto quali sono le parti del template dedicate all'assistenza tecnica. Allora, innanzitutto, voi sapete molto bene, naturalmente, che a fine giugno sono stati pubblicati nuovi regolamenti. Abbiamo quindi
questo regolamento, diciamo, 2021-1060, che è il regolamento recante disposizioni comuni, o in breve il regolamento comune. Tra l'altro, la nostra discussione, durante la nostra discussione di giugno, credo che, se non ricordo male, i regolamenti non erano stati ancora pubblicati. Adesso, come sapete, sono stati. Ecco, noi troviamo la materia dell'assistenza tecnica trattata nell'ambito del titolo 3, dedicato alla programmazione. Abbiamo il capo 1 delle disposizioni generali dei fondi, abbiamo il capo 2 sullo sviluppo territoriale e abbiamo il capo 3 dell'assistenza tecnica, che è suddiviso a sua volta in tre articoli su cui ci soffermeremo in maniera approfondita, e che sono l'articolo 35, assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. L'articolo 36, assistenza tecnica agli Stati membri. L'articolo 37, finanziamento non collegato ai costi dell'assistenza tecnica degli Stati membri. Per l'attuazione dell'articolo 37 è molto importante un altro articolo del regolamento, che non è relativo all'assistenza tecnica, ma relativo in generale al finanziamento non collegato ai costi. Su questo ci soffermeremo. Allora, vediamo innanzitutto di capire qual è la logica con cui è organizzata l'assistenza tecnica 2021-2027. Allora, c'è il considerando numero 33 del regolamento comune, che vale la pena leggere perché ci sviluppa esattamente la logica dell'intervento di assistenza tecnica del 21-27. Quindi, se mi permettete, io mi prendo 2 minuti per leggerlo così come è scritto nel regolamento, perché, come vedrete, dà subito un'idea molto chiara della organizzazione delle attività di AT nel 21-27. Dice, considerando 33: al fine di ridurre gli oneri amministrativi, dovrebbe essere possibile attuare l'assistenza tecnica collegata all'attuazione dei programmi su iniziativa degli Stati membri ricorrendo a un tasso forfettario basato sui progressi dell'attuazione del programma, che può anche coprire compiti orizzontali. E quindi è una modalità di finanziamento dell'assistenza tecnica che rientra, come sapete bene, fra le opzioni semplificate di costo, e in particolare, fra le opzioni semplificate di costo, sceglie la modalità del tasso forfettario. Adesso vedremo bene come funziona, diciamo, questa modalità di finanziamento dell'assistenza tecnica. Però intanto abbiamo identificato una prima scelta. Questa prima scelta viene trattata in maniera estesa, più dettagliata, nell'articolo 36, assistenza tecnica agli Stati membri, in particolare al paragrafo 5. Faremo spesso riferimento, diciamo, a questo articolo 36, paragrafo 5. Continua il considerando numero 33. Tuttavia, laddove sia preferita la continuità con il periodo 2014-2020, gli Stati membri dovrebbero disporre altresì della possibilità di continuare a ricevere il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti dal beneficiario o pagati nell'attuazione delle operazioni di assistenza tecnica attuate attraverso uno o più programmi distinti o una o più priorità nell'ambito dei programmi. Quindi siamo, diciamo, nel contesto, nel quadro, in un quadro di continuità rispetto a 14-20, ovvero l'assistenza tecnica viene rimborsata sulla base dei costi reali. Dice ancora il considerando 33: ciascuno Stato membro dovrebbe indicare nell'accordo di partenariato la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell'Unione per l'assistenza tecnica, valida per l'intero periodo di programmazione. E quindi ci dice qui il regolamento: se voi scegliete l'assistenza tecnica basata sul tasso forfettario o l'assistenza tecnica tradizionale basata sul rimborso dei costi reali, questo ce lo dovete dire nell'accordo di partenariato. Quindi, ovviamente, quello che si dice dell'accordo di partenariato è vincolante poi per tutte le autorità di gestione, per tutti i programmi operativi. Come funziona il rimborso a costi reali? Questo lo sappiamo benissimo. Comunque, questo tema è trattato dal paragrafo 4 dello stesso articolo 36, assistenza tecnica degli Stati membri. Continua
continua considerando 33 e questa è una importante novità, diciamo, rispetto al quadro attuale. Indipendentemente dall'opzione scelta, dovrebbe essere possibile che l'assistenza tecnica sia integrata da misure mirate volte allo sviluppo di capacità amministrativa con l'utilizzo di metodologie di rimborso non collegate ai costi. Dovrebbe essere altresì possibile che le azioni e i risultati tangibili, unitamente ai corrispondenti pagamenti dell'Unione, possano essere concordati nel contesto di una tabella di marcia e collegare i pagamenti a risultati sul campo. E quindi qui il regolamento introduce l'opportunità per le varie autorità di gestione di finanziare ulteriori azioni di assistenza tecnica, mirate però specificamente all'incremento della capacità amministrativa, di finanziare queste misure attraverso questa modalità del finanziamento non collegata ai costi. Su questo faremo un approfondimento abbastanza, come dire, rilevante, diciamo, nel corso di questa nostra discussione, perché ci sono molti aspetti da chiarire e quindi cerchiamo un po' di capire come funziona questo finanziamento non collegato ai costi, in particolare quando parliamo di assistenza tecnica. Però, insomma, la premessa che ovviamente conoscete molto bene è che per avere soldi dalla Commissione, nell'ambito di una modalità di questo tipo, bisogna soddisfare determinate condizioni e o raggiungere determinati risultati. Questo adesso però lo vedremo con più dettaglio. L'articolo 37, finanziamento non collegato ai costi dell'assistenza tecnica degli Stati membri, ci dà appunto le disposizioni per gestire questo tipo di meccanismo. Se i nostri ospiti intendono fare un saluto, diciamo, ai partecipanti al webinar, io posso senz'altro interrompermi, quindi ditemi voi quando e come preferite, insomma, organizzare questa parte introduttiva, diciamo, del webinar. Allora, adesso soffermiamoci su ciascuna di queste modalità. Abbiamo detto articolo 36, paragrafo 5, le regole dell'assistenza tecnica standard pagata a tassi forfettari. La definizione assistenza tecnica standard non è casuale, viene utilizzata in particolare da alcuni documenti della Commissione per distinguerla dall'assistenza tecnica mirata al rafforzamento della capacità amministrativa. Noi abbiamo utilizzato in passato dei termini che sembrerebbero andare un po' in conflitto, diciamo, con questa definizione, però questo è poco importante. C'è l'assistenza tecnica standard, che è quella relativa alla gestione del programma operativo, sostanzialmente, poi vedremo meglio, e poi c'è un'assistenza tecnica che è quella relativa all'incremento, diciamo, all'innalzamento della capacità amministrativa. Allora, le regole dell'assistenza tecnica standard pagati a tassi forfettari sono facili. Allora, naturalmente il finanziamento a tassi forfettari copre categorie specifiche di costi ammissibili, chiaramente individuate in anticipo, applicando una percentuale. Quindi io ho un valore di riferimento e applico a questo valore di riferimento questa percentuale, che è una percentuale naturalmente definita nei regolamenti, e ottengo il compenso da parte della Commissione, appunto, determinata mediante un'opzione semplificata, il tasso forfettario. Ci dice ancora l'articolo 36, paragrafo 5, l'importo dei fondi destinato all'assistenza tecnica è individuato nell'ambito delle dotazioni finanziarie di ciascuna priorità del programma. Esso non assume la forma di una priorità separata o di un programma specifico. Quindi che cosa ci sta dicendo? È che se noi adottassimo questa modalità di finanziamento dell'assistenza tecnica, non avremmo bisogno di fare un'asse assistenza tecnica, in sostanza, ma potremmo applicare direttamente questi tassi forfettari ad un valore che, come vedremo adesso, è il valore delle spese ammissibili dichiarate nelle domande di pagamento.
Infatti, l'articolo 36, paragrafo 5, continua dicendoci: il rimborso è effettuato applicando le percentuali indicate di seguito alle spese ammissibili figuranti in ciascuna domanda di pagamento a carico dello stesso fondo a cui sono rimborsate le spese ammissibili nei confronti di uno o più organismi che ricevono i pagamenti della Commissione. Il regolamento ci dà poi le indicazioni su quali sono questi tassi forfettari. E che nel caso del FESR sono il 3,5% dell'FSE plus 4%, nella componente deprivazione materiale dell'FSE plus 5%, diciamo, e così via. Quindi il meccanismo è molto semplice: non ho bisogno di fare una priorità, ho dei tassi di cui, che il regolamento mi fissa. Quando faccio una domanda di pagamento, allora io calcolo su questo valore della domanda di pagamento questa percentuale che mi viene rimborsata dalla Commissione europea a titolo di assistenza tecnica. Ecco, devo premettere una cosa importante, cioè questa è una possibilità teorica. Per come stanno adesso le cose, per come adesso è scritto l'accordo di partenariato, questa possibilità è esclusa. Cioè, nell'accordo di partenariato, ricordate che abbiamo detto la scelta da parte dello Stato membro deve essere formulata nell'ambito dell'accordo di partenariato. Per come l'accordo di partenariato è scritto in questo momento, questa opzione è esclusa. L'accordo di partenariato, diciamo, sceglie, la, modalità, del, finanziamento, a costi, reali e quindi con la necessità di fare una priorità o più priorità dedicate all'assistenza tecnica. Potreste chiedervi perché ve ne parlo. Ve ne parlo perché, punto primo, perché per un elemento di completezza informativo. Punto secondo, perché, come sappiamo bene, l'accordo di partenariato non è ancora definitivo, sarà negoziato con la Commissione e quindi qualche modifica ci potrebbe essere. E quindi, diciamo, mi fa piacere, diciamo, anche, come dire, un po' parlarvi, insomma, di questo meccanismo dell'assistenza tecnica standard pagata a tassi forfettari. Per quanto riguarda invece l'assistenza tecnica standard pagata a costi reali, di questo ci parla il paragrafo 4 dell'articolo 36, che ci dice che l'assistenza tecnica assume la forma di una priorità relativa a un solo fondo in uno o più programmi, di un programma specifico o di una combinazione dei due. Programma specifico, come ad esempio potrebbe essere un programma nazionale. L'importo dei fondi non supera queste soglie. Ecco, queste percentuali che vedete sono esattamente le stesse percentuali che abbiamo visto nel caso dell'assistenza a tassi forfettari. Quindi, in effetti, non cambia in realtà l'importo, diciamo, del valore complessivo dell'assistenza tecnica, ma quello che cambia in realtà veramente è la modalità con cui si richiede il finanziamento dell'assistenza tecnica. Ecco, come vi dicevo in precedenza, la bozza dell'accordo di partenariato in questo momento indica i costi reali come unica modalità di finanziamento dell'assistenza tecnica standard. Quindi l'articolo 37 viene assolutamente applicato, quello del finanziamento non collegato ai costi. Quali sono le regole generali sull'assistenza tecnica standard? Sono partito, diciamo, dalle due opzioni per il loro finanziamento, però quali sono le regole generali? Cioè, in che cosa consistono le azioni di assistenza tecnica? Dice il regolamento, dicono i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 36, l'assistenza tecnica consiste in azioni che possono riguardare i periodi di programmazione precedenti e successive, questo lo sappiamo, come già una nostra esperienza corrente, necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficace dei fondi, anche per lo sviluppo della capacità dei partner.
nonché per finanziare lo svolgimento, tra l'altro, di funzioni quali la preparazione, la formazione, la gestione, la sorveglianza, la valutazione, la visibilità e la comunicazione. Nell'allegato 1, tabella 1 del regolamento comune, noi abbiamo i settori di intervento, vedete che sono dal 179 al 182, che ci dicono gli aggregati in cui interviene l'assistenza tecnica sono informazione e comunicazione, preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo, valutazione, studi, raccolta dati, rafforzamento della capacità delle autorità dello Stato membro, dei beneficiari e dei partner pertinenti. La capacità amministrativa può essere anche finanziata nell'ambito dell'articolo 36. Ma la modalità prevalente, come vedremo meglio fra breve, è quella prevista dall'articolo 37, finanziamento non collegato ai costi. Che ci dice ancora la parte generale? Ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito di uno degli altri fondi. Ad esempio, se noi siamo nell'ambito di un programma plurifondo, non c'è bisogno di fare priorità separate. Come assistenza tecnica, FESR e Fondo Sociale. Altro criterio che troviamo nella parte generale dell'articolo 36, gli importi relativi all'assistenza tecnica standard e anche a quella non collegata ai costi non sono presi in considerazione ai fini della concentrazione tematica. La scelta nell'accordo di partenariato, diciamo, come abbiamo visto in precedenza, lo Stato membro indica la propria scelta per quanto riguarda la forma di contributo dell'Unione per assistenza tecnica nell'accordo di partenariato. Questa scelta si applica a tutti i programmi dello Stato membro interessato per l'intero periodo di programmazione e non può essere successivamente modificata. Questa figura che spiega schematicamente la modalità di finanziamento dell'assistenza tecnica standard, distinguendo fra tasso forfettario e costo reale, è tratta da un documento molto importante della Commissione, su cui torneremo perché individua, diciamo, dei concetti chiave importanti, diciamo, nella preparazione della programmazione 21-27, che si chiama, come vedete, tabelle di marcia, la roadmap, insomma, per lo sviluppo della capacità amministrativa. È un documento della Commissione europea, pubblicato, almeno della versione italiana, pubblicato a metà del 2020. Quindi, come vedete, diciamo, nella figura, l'opzione 1, cioè quello della T a tasso forfettario, implica semplicemente che io faccio questa scelta, che l'accordo di partenariato fa questa scelta, che io come programma operativo colgo l'opportunità, stabilisco, intravedo già le vostre perplessità, però se mi permettete finisco un attimo prima un pochino questa parte e poi ne parliamo. Quindi io scelgo, diciamo, questa modalità a tasso forfettario, e non ho bisogno di fare nient'altro, non ho bisogno di fare una priorità. Ogni volta che faccio una domanda di pagamento, uso il tasso forfettario stabilito dai regolamenti e la commissione mi rimborsa. Invece, nel caso del metodo, a costi reali, le cose, diciamo, funzionano esattamente come sappiamo, cioè devo fare una priorità dedicata nel programma, negozio con la commissione, diciamo, il programma viene approvato e attuo, diciamo, l'asse nella maniera, tra virgolette, tradizionale, diciamo, che conosco. L'articolo 37, qui sull'articolo 37 noi abbiamo bisogno di fare un approfondimento, però terminiamo un po' prima questa discussione di inquadramento generale, di presentazione generale, e poi
poi entriamo più nel merito, diciamo, del meccanismo. L'articolo 37 ci dice, oltre a quanto disposto all'articolo 36, quindi al di sopra, diciamo, delle eventuali soglie stabilite dall'articolo 36, lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica per rafforzare la capacità e l'efficienza delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti necessarie per l'amministrazione e l'utilizzo efficaci dei fondi. Quindi, naturalmente, la concentrazione di queste azioni deve essere sull'amministrazione e l'utilizzo efficace dei fondi. Io li posso utilizzare certamente per rafforzare la capacità delle amministrazioni che gestiscono i programmi, ma posso farlo anche per rafforzare le capacità dei beneficiari e dei partner pertinenti. Capacità amministrativa non è un concetto elementare, diciamo, dopo su questo torniamo. In generale si riferisce alla capacità di un'organizzazione di raggiungere gli obiettivi per cui è stata creata. Quindi, nel caso specifico, la capacità delle diverse organizzazioni che si occupano di fondi di programmare in maniera, come si dice, efficiente ed efficace questi fondi. Su questo poi tra un pochino torniamo. Il sostegno destinato a tali azioni avviene sotto forma di finanziamento non collegato ai costi, previsto dall'articolo 51 e in conformità dell'articolo 95. L'articolo 51 ci dà l'elenco delle possibili opzioni, costi reali, OSC, opzioni semplificate di costo, finanziamento non collegato ai costi. L'articolo 95 si sofferma su come funziona il finanziamento non collegato ai costi, non solo per l'assistenza tecnica, ma in generale. Infatti, vedete nella slide riportato l'articolo 51, che in particolare prevede alla lettera A il finanziamento non collegato ai costi delle operazioni pertinenti, che è basato, come abbiamo detto, su soddisfacimento di condizioni, conseguimento di risultati. Queste condizioni e questi risultati non sono, come si dice, determinate solo one shot, cioè alla fine, diciamo così, ma sono anche determinate in itinere. Però su questo torniamo. Quali sono alcune delle principali conseguenze dell'applicazione del finanziamento non collegato ai costi? Diciamo, una è un'opportunità, nel senso che queste sono somme aggiuntive, come abbiamo detto, rispetto a quanto io posso spendere con l'articolo 36. Anche nell'articolo 36 posso fare azioni sulla capacità amministrativa, ma all'interno di quelle soglie. Invece nel finanziamento non collegato ai costi non sono più tenuto a quelle soglie, posso andare anche oltre. Un po' come funzionava l'OT11 sostanzialmente nel 14-20. Come funziona, diciamo, il meccanismo in termini generali? Se in un programma si ricorre a una modalità di finanziamento non collegata ai costi, i costi sottostanti connessi all'attuazione di tale modalità non dovrebbero essere, non devono essere soggetti a verifiche audit, dato che la Commissione prevede un accordo ex ante sugli importi collegati a soddisfacimento delle condizioni o al conseguimento dei risultati. Verifiche e audit dovrebbero invece limitarsi a controllare che siano soddisfatte le condizioni o conseguiti i risultati che fanno scattare il rimborso del contributo dell'Unione. Quindi l'audit non si sofferma, come nel caso dei costi reali, sui giustificativi di spesa, sulla loro legittimità, sulla loro collocazione temporale, sulla loro effettività e così via, ma si sofferma sul, come abbiamo visto, sulla raggiungimento, diciamo, sul soddisfacimento di condizioni o sul conseguimento di risultati. Comunque su questo, per capire quali sono queste condizioni, quali sono questi risultati, fra poco torneremo. Un'altra importante novità, diciamo la terza grande modalità, abbiamo detto assistenza tecnica standard a tassi forfettari, esclusa per adesso dall'accordo di partenariato, assistenza tecnica standard a costi reali, finanziamento non collegato ai costi, un'ulteriore novità, la quarta, scusatemi, la quarta, la terza perché la prima, diciamo, in questo momento già la dovrei escludere, però
dal regolamento, la quarta opportunità, diciamo, data dai nuovi regolamenti è quella prevista dal regolamento FESR 2021-2027. Il riferimento in particolare è all'articolo 3. All'articolo 3 il regolamento del FESR prima elenca tutti gli obiettivi specifici del FESR relativi ai vari obiettivi strategici, dalla ricerca, dalla transizione climatica, dalla competitività e così via. E poi al paragrafo 4 dice: nell'ambito degli obiettivi specifici indicati al paragrafo 1, il FESR, il fondo di coesione, a seconda dei casi, il regolamento riguardante il fondo di coesione, che come sappiamo a noi non interessa, il FESR e il fondo di coesione possono anche sostenere attività nell'ambito dell'obiettivo investimenti a favore dell'occupazione e della crescita. Quindi non stiamo parlando di cooperazione territoriale, stiamo parlando dei nostri programmi operativi. Se tali attività, lettera A, migliorano la capacità delle autorità del programma, lettera B, migliorano la capacità degli attori settoriali o territoriali responsabili dello svolgimento delle attività pertinenti all'attuazione del FESR o del fondo di coesione, purché contribuisca agli obiettivi del programma, oppure rafforzano la cooperazione con i partner all'interno, al di fuori di un dato Stato membro, e questo dentro i programmi operativi. Questo paragrafo si conclude dicendo la cooperazione diciamo con partner partenariale sostanzialmente comprende la cooperazione con partner provenienti da regioni transfrontaliere, da regioni non contigue, da regioni situate nel territorio compreso nel gruppo europeo di cooperazione territoriale, una strategia macroregionale, insomma, può essere estesa anche alla cooperazione transfrontaliera interregionale sostanzialmente. Allora, quindi noi abbiamo in questo caso un'attività. Come dire, qual è stata la razionalità della Commissione? Quella di dire voglio facilitare l'attuazione, migliorare, facilitare l'attuazione dei singoli obiettivi specifici, nel caso particolare, diciamo, del FESR, prevedendo la possibilità di finanziare senza, diciamo, tante complicazioni sostanzialmente, delle azioni sulla capacità amministrativa, che però ovviamente devono essere strettamente coerenti con l'attuazione di quegli obiettivi specifici. E quindi io posso rendicontare a valere sul determinato obiettivo specifico, su quel determinato obiettivo specifico, anche delle azioni sulle capacità. Regole che riguardano questa modalità di finanziamento della capacità più che dell'assistenza, della capacità, anzi, tout court della capacità, regole e queste diciamo, indicazioni io le ho estratte diciamo, per mia come dire, sicurezza diciamo, da un documento dell'Agenzia della Coesione Territoriale che viene citato. Alcune regole su questo. Le attività non sono comprese nell'ambito dell'assistenza tecnica del programma operativo. Non concorrono al raggiungimento del massimale percentuale di assistenza tecnica, quindi sono aggiuntive rispetto a quelle percentuali che abbiamo esaminato in precedenza, ma sono considerati ai fini del calcolo della concentrazione tematica. E questo è chiaro perché io li sto assimilando alle spese, per esempio, relative a progetti, a infrastrutture, a servizi che sostengo per attuare quegli obiettivi specifici. Esse vengono rendicontate attraverso le modalità ordinarie, costi reali oppure OCS, opzioni semplificate, opzioni di costo semplificate, OSC, OX, diciamo, c'è chi dice OX, c'è chi dice OSC, comunque le opzioni semplificate di costo. Allora, un accenno anche al regolamento dell'FSE Plus. Devo dire che ero in dubbio se mettere questa slide perché potrebbe essere un pochino fuorviante, però comunque ci tenevo a dire che l'articolo 9, in particolare, del regolamento FSE Plus prevede un intervento specifico sulla capacità dei partner.
E in particolare, dice l'articolo 9, gli stati membri assegnano un'adeguata quantità delle proprie risorse della componente dell'FSR Plus in regione di gestione concorrente, in ciascun programma allo sviluppo della capacità delle parti sociali delle organizzazioni della società civile. Anche sotto forma di formazione, misure volte alla creazione di reti, rafforzamento del dialogo sociale, attività intraprese congiuntamente alle parti sociali. Qualora lo sviluppo, qualora questa esigenza sia direttamente richiamata dalle raccomandazioni specifiche per paese, allora questo diciamo. A questa finalità è assegnato almeno lo 0,25% dell'FSE Plus in regime di gestione concorrente. Questa osservazione è un pochino laterale rispetto al nostro argomento, però ci tenevo comunque a richiamare, diciamo, questo aspetto. Come abbiamo visto, credo, anche nel nostro precedente incontro, c'è ancora molta enfasi, sulla capacità delle parti sociali. In particolare fini dall'attuazione del codice europeo di condotta del partenariato. Il codice europeo di condotta del partenariato è ancora un riferimento, nonostante sia un regolamento già diciamo dell'inizio della programmazione precedente, è ancora un forte riferimento per la programmazione 21-27. Nel regolamento si fa cenno alla possibilità che si intervenga con un regolamento delegato della Commissione europea per l'aggiornamento del codice europeo di condotta del partenariato. Quindi queste attività in effetti sono finalizzate prevalentemente finalizzate all'attuazione, alla creazione di capacità, di competenze per l'attuazione del codice europeo di condotta del partenariato. Nel 2021-2027, e questo in effetti è il primo degli articoli, abbiamo detto 35, 36, 37, io sono partito ovviamente da 36, 37 perché sono quelli che ci interessano di più, però l'articolo 35 parla dell'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Così come in passato, la Commissione può svolgere delle azioni di assistenza tecnica che naturalmente sono relative alle grandi priorità politiche dell'Unione, ma che comunque spesso atterrano anche su regioni e territori. La Commissione dice almeno il 15% delle risorse dedicate all'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione deve andare ad azioni di informazione e comunicazione, soprattutto che espongono ai cittadini i risultati dell'azione comunitaria per la coesione. Il regolamento fissa anche il budget, sostanzialmente nello 0,35% dei circa 330 miliardi di euro, tolta diciamo, una certa quota che dal fondo di coesione va allo strumento, al programma diretto tematico del meccanismo per collegare l'Europa. Vabbè, insomma, comunque alla fine la Commissione ha a disposizione circa 1,2 miliardi, 1,3 miliardi. Per finanziare, diciamo, queste iniziative. Per fare che cosa? Un po' quello che vedete riportato, diciamo, nella slide e che è ripreso letteralmente dal regolamento, e quindi assistenza alla preparazione e valutazione dei progetti, anche rafforzamento istituzionale, sviluppo della capacità amministrativa, studi, misure connesse all'analisi, alla gestione, alla sorveglianza, allo scambio di informazione. Valutazioni, diffusione delle informazioni, sistemi informativi, metodi per la valutazione e lo scambio di informazioni, audit, rafforzamento della capacità sulla pianificazione degli investimenti e su altre materie, divulgazione di buone pratiche e così via. Quindi, ripeto, sono azioni di valore aggiunto europeo, ma questo non implica che non possano anche atterrare su regioni e territori in maniera concreta, ad esempio attraverso azioni innovative, ad esempio legate allo sviluppo urbano e territoriale, diciamo, o ad altri argomenti.
E questo è un po' il primo blocco. Quindi, riepilogando molto rapidamente, il regolamento ci dà, nell'ambito del titolo programmazione, queste disposizioni sull'assistenza tecnica, articolo 35, assistenza su iniziativa della Commissione, di cui abbiamo appena parlato, articolo 36, assistenza tecnica standard, che può essere realizzata a tassi forfettari o a costi reali. Abbiamo visto come il nostro accordo di partenariato per adesso propende sui costi reali. Finanziamento non collegato ai costi, relativo a ulteriori attività mirate alla capacità amministrativa e basate su un meccanismo piuttosto complesso su cui adesso faremo un approfondimento. Allora, domande. Stanno sia da una parte che sia dall'altra. Allora, Sì, Raffaele, allora come lei. domande, appunto, come vedi è arrivata questa della dottoressa Sico che era collegata alla questione del tasso Sì. forfettario. Quindi se vuoi la. Sì, in effetti la semplificazione del tasso forfettario è legata anche un po' ad un rischio, nel senso che nel caso dell'assistenza tecnica a costi reali, io faccio una programmazione che non deve superare quelle famose soglie. Nel caso degli importi forfettari, io sono rigidamente legato al volume delle domande di pagamento. E quindi, se, come dice la dottoressa Sico, le domande di pagamento complessive fossero inferiori alla chiusura del programma rispetto alla dotazione, allora io perderei in termini di risorse rispetto a quanto rispetto invece al caso della rendicontazione a costi reali. Quindi questa è una osservazione che mi sembra molto corretta. Dunque, l'altra questione sollevata dalla dottoressa Sico, questo implicherebbe approfondimento sulla modalità di affidamento. Questo non è immediatamente, non, per la verità non mi risulta immediatamente comprensibile, purtroppo non è possibile mettere in voce le persone, credo. Ah, ok. Allora, cosa si intende per partner pertinenti? Questa è una domanda su cui si è già creata un pochino di letteratura. Tra l'altro c'è un progetto dell'Agenzia per la Coesione, che siamo Officina per la Coesione, che sul tema del partenariato sta un po' ragionando, ha prodotto anche dei documenti. Il concetto di partner pertinenti ha a che vedere con l'efficacia della consultazione-partecipazione. Cioè io coinvolgo nei processi partenariali i partner che possono effettivamente contribuire a dare valore aggiunto, diciamo così, alla programmazione, all'attuazione, alla sorveglianza, perché sono in possesso di un interesse o di una capacità che appunto li mette in condizione, diciamo, di partecipare in maniera viva, attiva e non passivamente, diciamo, in posizione di ascolto a quel processo partenariale. Quindi, ad esempio, se io sto svolgendo un processo partenariale che riguarda, poniamo, degli aiuti alle imprese nel settore dell'artigianato, allora i partner pertinenti sono le organizzazioni, gli organismi che lavorano in quel settore e o gli organismi, le organizzazioni o le persone che hanno interesse in quel settore. Quindi partecipanti attivi alla costruzione e all'attuazione di una politica o anche detentori di interesse, cioè soggetti che vengono poi, come dire, su cui si esercita un impatto delle politiche, diciamo, che vengono realizzate. Poi ancora, cosa significa che ciascun fondo può sostenere azioni di assistenza tecnica ammissibili nell'ambito degli altri fondi? Cioè, se io ho per esempio un programma
operativo plurifondo, ad esempio capacità per la coesione sarà un progetto di questo tipo, la mia priorità dell'assistenza tecnica non deve, la mia priorità dell'assistenza tecnica può essere finanziata da un singolo fondo, per esempio dal FESR o dalla FSE Plus, e quindi io non ho bisogno, e questa assistenza tecnica riguarda tutte le priorità del programma, indipendentemente che siano finanziate dal FESR o dall'FSE Plus. Quindi posso, diciamo, semplificare dicendo la mia priorità di assistenza tecnica, è finanziata dall'FSE. Adesso l'FSE mi finanzia anche, diciamo, le attività che hanno una ricaduta, prevalente, per esempio, su, che so io, sulle infrastrutture o sugli incentivi alle imprese. Quindi non ho bisogno di fare priorità separate. Allora, vedo che al momento ci sono altri colleghi che stanno scrivendo, anche la dottoressa Scrivendo. Sigo probabilmente sta forse inserendo delle richieste collegate alla sua precedente domanda. Aspettiamo qualche secondo se appare. Allora, sì, ecco qui. Mi riferisco alla valutazione della congruità dell'offerta di cui all'articolo 192 del codice degli appalti rispetto poi all'importo della T calcolato sul tasso forfettario. Il meccanismo di rimborso alla società affidataria dovrebbe tener conto del tasso forfettario. Era questa l'osservazione. Per evitare problemi occorrerebbe a titolo precauzionale disporre affidamenti fino al 90% della dotazione potenziale. Questo è un aspetto molto delicato. Allora, il fatto che fra l'autorità di gestione e la Commissione europea si concordi un meccanismo di finanziamento non collegato ai costi non implica che questo meccanismo sia automaticamente ribaltato sui beneficiari, ovvero che interessi anche la relazione fra l'autorità di gestione e il beneficiario o anche l'attuatore di un determinato intervento. Qui, diciamo, per la verità, gli esempi migliori credo che sono al di fuori, diciamo, un po' della cornice dell'assistenza tecnica o della capacità amministrativa. Ad esempio, un sistema informativo, ecco, però questo è un esempio che invece potrebbe essere calzante. Vogliamo realizzare un'amministrazione, un'autorità di gestione regionale, poniamo, vuole realizzare un sistema informativo che permette di gestire interamente in remoto, attraverso modalità digitali, le candidature per incentivi, per aiuti di Stato per le imprese. L'autorità di gestione e la Commissione europea decidono di ricorrere a un meccanismo di finanziamento non collegato ai costi. Questa è un'azione sulle capacità. Poi tra poco vedremo. A volte quando parliamo di azioni sulle capacità noi pensiamo esclusivamente alle competenze. In realtà non è così. Le azioni sulle capacità riguardano strutture, processi, competenze, servizi, diciamo, e così via. Per fare questo sistema informativo, l'autorità di gestione della Commissione europea, scrivendolo ovviamente nel programma operativo, stabiliscono di ricorrere a un meccanismo di finanziamento non collegato ai costi. Sono d'accordo con quello che scriveva la dottoressa Sì. E quindi, per esempio, in questo caso, qual è la condizione da soddisfare? Che il sistema informativo sia realizzato e funzionante. Nel caso del rimborso, a costi reali, in realtà sarebbe stato, diciamo, in prima approssimazione sufficiente che il sistema fosse realizzato, anche se poi su quello l'audit avrebbe potuto, come dire, colpire. L'amministrazione regionale, l'autorità di gestione, quindi stabilita questa regola con la Commissione, come si comporta nei confronti dell'attuatore? Questo in caso in cui l'amministrazione regionale sarebbe beneficiaria, diciamo, dell'intervento, però come si comporta, diciamo, nei confronti dell'attuatore? Certamente non può
a mio avviso, stabilire, o può farlo, diciamo, io non sono un conoscitore, diciamo, del codice dei contratti, però l'amministrazione può benissimo decidere di in realtà, diciamo, non ribaltare questo meccanismo sull'attuatore, ma dire all'attuatore io ti pago quello diciamo, che tu sostieni come costo, diciamo, e come utile ragionevole. Posso anche nella determinazione del premio poi aggiungere qualche cosa. Su questo un attimo tra poco torniamo, però ripeto, non c'è necessità, non c'è un vincolo a ribaltare da parte dell'autorità di gestione l'opzione di finanziamento non collegata a costi né sui beneficiari né sugli attuatori. Nel caso degli attuatori questo è molto evidente. Nel caso dei beneficiari è un po' meno evidente, però immaginate dei comuni della condizione, diciamo, della finanza locale attuale che credo che forse per legge non potrebbero nemmeno farlo. Insomma, ecco, io ripeto, non, su questo non posso darvi indicazioni specifiche perché non sono un esperto, un conoscitore di codice degli appalti. Però questo è un problema, diciamo così. Ecco. Tant'è vero poi che negli schemi, nelle formule, diciamo, che la Commissione richiede, questa è un'informazione da dare. Come pagherete i beneficiari? Con quale meccanismo? Allora, dunque, dice la dottoressa, leggo, diciamo così, lo sottopongo anche all'attenzione dei colleghi che stanno ascoltando. Mi riferisco all'attuazione della congruità dell'offerta di cui l'articolo 109 del codice degli appalti rispetto all'importo dell'articolo calcolato sul tasso forfettario. Il meccanismo di rimborso dovrebbe tenere conto del tasso forfettario. Non necessariamente, non necessariamente. Era questa la situazione, per evitare problemi occorreva a titolo di erogazione a disporre affidamenti fino al 90% dell'attuazione potenziale. Abbiamo detto che questo vincolo è tranciato, diciamo così. Quindi l'amministrazione può anche pagare a costi reali, diciamo, in questo caso l'attuatore. Dice ancora la dottoressa: se non ribalto rischio di imputarlo al bilancio regionale. Infatti, questa è un'opzione che va che va gestita con molta attenzione. Tra un po' su questo torniamo perché qui la variabile chiave è un po' questa, cioè che a fronte del conseguimento del risultato, del soddisfacimento della condizione, qual è l'importo che io, autorità di gestione, chiedo alla Commissione europea? E su questo fra poco torniamo. Dunque, il tetto massimo nel caso dei due POR FSE Abruzzo che supereranno di poco il miliardo è del 6%. Allora, la regola è del 6% per i programmi inferiori a 1 miliardo di euro. Dunque, non supera 1 miliardo. Se non supera 1 miliardo di euro, l'importo di fondi per l'assistenza tecnica può arrivare fino al 6%. E quindi superando le soglie stabilite invece per i programmi più grandi, in particolare su FESR e su FSE Plus. Ok. Allora, se siete d'accordo, proseguiamo un po' con l'approfondimento di questa questione del finanziamento non collegato ai costi. Allora, come funziona il finanziamento non collegato ai costi? Questo disegno, questa figura, è ripresa da questo documento della Commissione, questa tabella di marcia, che, come vi dicevo in precedenza, è diventato un documento, rilevante, sia ripreso indirettamente, insomma, sia dai regolamenti sia dall'accordo di partenariato. Su questo, però, fra breve torniamo e comunque, diciamo, questo documento
raffigura, diciamo, in questo modo raffigura in questo modo il meccanismo del finanziamento non collegato ai costi. Allora, scusate, ecco un attimo solo. Allora, passaggio 1, l'autorità di gestione prepara una tabella di marcia. Sulla tabella di marcia fra poco definiremo che cos'è. La definizione generale è che è una roadmap, un percorso attraverso cui le autorità regionali e nazionali, titolari di programmi operativi, analizzano la situazione attuale in termini di capacità amministrativa. Ne traggono delle conseguenze in termini di punti di forza e di debolezza, formulano gli obiettivi di rafforzamento della capacità amministrativa e identificano delle azioni e dei conseguenti indicatori, sempre appunto per il rafforzamento della capacità amministrativa. In estrema sintesi, questa è una tabella di marcia. Qui devo dire. Questo documento della Commissione, la tabella di marcia, che io vi invito a scaricare, chi di voi naturalmente si occupa più da vicino di questo tema, diciamo che vi invito ad analizzare. Il documento dice, questo passaggio è opzionale, non è richiesto dalla Commissione europea, può essere fatto attraverso le modalità che preferite, però è molto importante per dare solidità e razionalità al processo di identificazione delle azioni per la capacità amministrativa. Il tema della tabella di marcia però viene ripreso esplicitamente sia dal regolamento sia dall'accordo di partenariato e quindi è un invito in effetti alle autorità di gestione a predisporre questa tabella di marcia. Poi, fatta la tabella di marcia, lo Stato membro, ma questi documenti parlano di Stato membro, ma diciamo anche le autorità di gestione, decidono di finanziare le azioni con un finanziamento non collegato ai costi. Questo implica che noi riportiamo delle informazioni nell'ambito del template. Questo fra breve lo vediamo. In particolare ci sono due tabelle, la cosiddetta tabella A, la cosiddetta tabella B, che stanno nel template, nel modello, diciamo, del programma operativo e che riguardano specificamente il finanziamento non collegato ai costi. Non soltanto l'azione di assistenza tecnica finanziata in questo modo, ma in generale le operazioni che vengono attuate con il finanziamento non collegato ai costi. Quindi, diciamo, redigendo, elaborando le tabelle A e B, lo Stato membro fornisce una metodologia e delle giustificazioni, in particolare, come dice questo documento, per la determinazione del prezzo del risultato. È quello che vi dicevo io, cioè l'autorità di gestione dice io chiedo alla Commissione europea un importo a fronte del conseguimento del risultato del soddisfacimento della condizione, però devo dare una giustificazione di come calcolo questo prezzo, che non è un premio, ma deve essere elaborato, valutato, stimato attraverso una procedura certa. Sulla base di queste informazioni si apre ovviamente un negoziato fra la Commissione europea, diciamo, e lo Stato membro, nell'ambito, diciamo, del negoziato che riguarda il programma operativo. E poi, quando si raggiunge un accordo, questa parte viene approvata come parte del programma. Poi c'è l'attuazione e i risultati sono verificati dalla Commissione europea prima del pagamento, eventualmente poi portando a degli adeguamenti degli importi. Come abbiamo detto in precedenza, quando parliamo di controllo, di audit, non parliamo ovviamente di controllo dei costi, dei giustificativi dei costi, ma parliamo di effettivo soddisfacimento di una determinata condizione, effettivo conseguimento di un determinato obiettivo.
Ecco, che cosa devono preparare? Cosa dobbiamo scrivere nei programmi operativi se vogliamo accedere a un finanziamento non collegato ai costi? In particolare, come stiamo vedendo, nell'ambito di azioni di assistenza tecnica. Questo ce lo dice l'articolo 95, contributo dell'Unione basato su finanziamenti non collegati ai costi. Che ci dice? La Commissione può rimborsare il contributo dell'Unione a una priorità, l'assistenza tecnica basata sul finanziamento non collegato ai costi deve essere formulata all'interno di una priorità. Questo non l'avevamo detto ancora, ma deve stare all'interno di una priorità. O a parti della stessa di programmi basati su finanziamenti non collegati ai costi. Gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione. La proposta contiene gli elementi seguenti: l'individuazione della priorità interessata, l'importo totale coperto dai finanziamenti non collegati ai costi, la descrizione della parte del programma e della tipologia di operazioni coperte da finanziamenti non collegati ai costi, la descrizione delle condizioni da soddisfare o dei risultati da conseguire. È un cronoprogramma, nel senso che queste condizioni e questi risultati non sono soltanto alla fine, ma possono anche essere scadenzati nel corso dell'attuazione. I risultati tangibili intermedi che fanno scattare il rimborso della Commissione, le unità di misura, il calendario del rimborso, le modalità di verifica dei risultati tangibili intermedi, gli eventuali metodi di adeguamento degli importi, nel caso in cui la Commissione eccepisca al termine del controllo, dell'audit sugli importi richiesti, le disposizioni per garantire la pista di controllo, il tipo di metodologia di rimborso che si prevede di utilizzare per rimborsare il beneficiario e i beneficiari nell'ambito della priorità o di parte di una priorità del programma di cui è presente l'articolo. Questo è il punto di cui dicevo. Quindi è necessario, fra le altre informazioni, dire alla Commissione europea come, avvalendosi di un finanziamento non collegato ai costi, poi verranno trattate le relazioni con i beneficiari. Il documento sulla tabella di marcia ci dà degli esempi dei cosiddetti indicatori finanziabili, cioè quali sono gli indicatori che fanno scattare il rimborso, che io misuro e sulla cui base la Commissione mi riconosce il pagamento del contributo nell'ambito di un'operazione finanziata in modo non collegato ai costi. Ad esempio, qui vedete, ci sono variazioni, ci sono degli indicatori, questo in questo elaborato, diciamo, di cui vi dicevo, ci sono gli indicatori e viene specificato se questi indicatori sono indicatori di tipo finanziabile, ovvero che fanno scattare il rimborso o no. Ad esempio, nel caso della un'azione che riguarda la valutazione delle competenze del personale con l'aiuto del quadro di autovalutazione. Questa è una misura specifica, tra un pochino specifichiamo, diciamo meglio, approfondiamo di cosa si tratta. Un indicatore tipo la percentuale del personale che si sottopone all'autovalutazione è un indicatore finanziabile. Un'azione come elaborazione di piani di sviluppo individuale. La percentuale del personale per cui è stato elaborato un piano di sviluppo individuale, parliamo di piano di sviluppo delle competenze, ovviamente finalizzato alla buona attuazione dei fondi, un indicatore di questo tipo, facilmente misurabile, significativo, è un indicatore finanziabile. Faccio delle sessioni di formazione mirate. Allora, la percentuale di personale che ha completato la formazione obbligatoria è un indicatore finanziabile, cioè io dico, concordo con la Commissione che al 50%, poi all'80%, poi al 100% scatteranno i rimborsi da parte della Commissione. Lo stesso la percentuale del personale che ha ottenuto un attestato. Invece, un indicatore che è certamente un indicatore utile quando parliamo di formazione, come il livello di soddisfazione dei partecipanti alla sessione di formazione, non è un indicatore finanziabile.
Oppure la soddisfazione generale del personale non è un indicatore finanziabile. Ho bisogno di indicatori misurabili, tangibili, che segnalano l'effettiva determinazione, produzione di output, di realizzazioni. Oppure, per esempio, l'aumento della professionalità, indicatori che riguardano il ricambio del personale, i permessi per malattia, ed altri elementi di questo tipo sono indicatori importanti, ma non sono indicatori finanziabili. Quindi l'indicatore finanziabile è un indicatore che mi deve dare una misura esatta, incontrovertibile, misurabile di una condizione soddisfatta o di un risultato conseguito, facendo in particolare riferimento agli output dell'azione. O ai risultati, anche per come noi utilizziamo questo termine nell'ambito dei fondi. Allora, e qui diciamo, veniamo pure ad una parte importante, che è il metodo per determinare quella che io chiamo, qui ho chiamato la remunerazione più che il prezzo, cioè che cosa mi paga la Commissione europea se io dimostro di avere soddisfatto una condizione? Ho raggiunto un risultato. Questo documento sulla tabella di marcia di cui vi dicevo fa riferimento a tre metodi. La premessa è che nella comunicazione della Commissione europea, in particolare diciamo, nell'ambito del modello del programma operativo, questi elementi devono essere ben chiariti. Allora, un primo metodo, compensazione per i costi effettivi dell'azione. Qui la stima è basata su quello che l'autorità pensa, sui costi che l'autorità di gestione pensa effettivamente di dover sostenere per realizzare un determinato output. Per esempio, attraverso contratti per la fornitura di beni o servizi, appalti di lavori, costo di retribuzione del personale e così via. Quindi io so quanto mi costa realizzare un determinato output e baso la stima della remunerazione non collegata ai costi in realtà comunque su una cosa di questo tipo. La differenza però è che, ad esempio, in questo caso, poniamo per esempio un sistema informativo. L'esempio che abbiamo fatto in precedenza, nel caso di sistema informativo, il risultato da ottenere e che mi verrà remunerato dalla Commissione europea è il sistema informativo pronto, realizzato, funzionante e capace di conseguire gli obiettivi, poniamo, di riduzione dei tempi di istruttoria, di presentazione di istruttoria delle domande di finanziamento. Allora, come faccio, diciamo, a capire qual è la mia remunerazione? Capisco quanto mi costa, secondo parametri standard, realizzare un sistema informativo. Capisco anche, ad esempio, qual è l'apporto di personale, di professionalità che mi possono servire per rendere pienamente funzionante questo sistema. Ecco, e tutto questo io non ho bisogno, fatta questa stima, una stima, come dire, razionale, logica, fondata, fatta questa stima, io a quel punto, e concordata con la Commissione europea, a quel punto non ho bisogno di rendicontare alla Commissione i costi reali che ho sostenuto, ma so che alla fine, diciamo, ottenuto quel risultato, avrò questa compensazione. Un altro metodo è quello dell'approssimazione del costo effettivo. In effetti il discorso qui è simile a quello del primo metodo, nel senso che nel primo metodo io mi baso su costi reali che immagino di dover sostenere per realizzare un determinato risultato. Il secondo metodo è basato piuttosto sull'applicazione di opzioni di costo semplificato e quindi posso fare ricorso nella mia stima a tassi forfettari, costi unitari, importi forfettari. Ovviamente le stime devono essere giustificate, basate su un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile. Su questo, d'altra parte, il regolamento ci dà indicazioni molto, molto precise.
Un ulteriore metodo a cui fa riferimento, diciamo, il documento sulla tabella di marcia, un pochino più avventuroso, diciamo, secondo me, è quello dell'approssimazione dei risparmi nel settore pubblico. Se io faccio un'operazione che mi porta a risparmiare, che porta l'amministrazione a risparmiare fondi per realizzare un determinato processo, allora io, ripeto, sulla base di una stima ben diciamo argomentata, posso mettere questi risparmi di costo alla base della mia richiesta di remunerazione rispetto, diciamo, al finanziamento non collegato ai costi. Diciamo, questo è sicuramente un aspetto che poi con cui vi confronterete e su cui certamente, diciamo, i ragionamenti dovranno essere, diciamo, più approfonditi, insomma, più dettagliati. Però serve a chiarire un po' la metodologia, cioè quando io ricorro a finanziamento non collegato ai costi, non è che poi chiedo alla Commissione quello che mi viene in mente o quello che desidero, ma devo chiedere una remunerazione che sia basata su un metodo di stima affidabile e condivisibile con i servizi della Commissione nell'ambito del negoziato. Quesiti, dubbi su questo secondo blocchetto, diciamo, della nostra discussione? Sembra tutto chiaro. È una materia, come dire, innovativa, come dire, su cui dobbiamo fare un po' di sperimentazione. Sì, probabilmente diciamo che la mattinata è molto densa di argomenti, quindi sarà anche utile per i partecipanti un attimo rifletterci. Comunque, diciamo, come interruzione, ricordo che poi noi stiamo registrando questa lezione e quindi verrà comunque condivisa con i partecipanti, quindi ci sarà l'occasione anche di risentirla. E quindi ripassare su alcuni argomenti, anche se appunto Raffaele comunque sta seguendo un percorso anche andando abbastanza, diciamo, non celermente, quindi abbastanza è chiaro e abbastanza lento, diciamo, nella spiegazione. E sì, quindi direi di andare avanti così da poi vedere se arrivano altre domande. Allora, invece questo pezzetto della nostra discussione è, come dire, più di servizio sostanzialmente, nel senso che nel modello dei programmi operativi, nell'allegato 5 del regolamento, noi abbiamo delle parti specifiche che dobbiamo compilare. A proposito di assistenza tecnica, lo possiamo vedere abbastanza rapidamente. Ecco, vedete il punto del modello, a volte lo chiamo modello template, a volte modello, diciamo in italiano modello. Il punto 2.2 del modello è dedicato alla priorità assistenza tecnica ed è suddiviso. Esattamente seguendo lo schema del regolamento in due sottopunti, il 2.2.1 che riguarda l'articolo 36, paragrafo 4, assistenza a costi reali, e il punto 2 o sottopunto 2.2.2 che riguarda l'assistenza tecnica a norma dell'articolo 37. Nel caso dell'articolo 36.5, cioè quello dei tassi forfettari, io non avrei nemmeno bisogno di riempire delle parti specifiche, perché il meccanismo di funzionamento è quello, diciamo, che abbiamo detto sostanzialmente, è un meccanismo automatico di finanziamento mediante l'applicazione di tassi forfettari. Mi si chiede in particolare nel punto 2.2.1, che è quello dell'articolo 36.4, tasso forfettario,
di stabilire quali sono gli indicatori di output e quindi per ciascuna priorità a fondo di identificare appunto l'indicatore che riguarda, diciamo, quella determinata azione e di definire anche quali sono le risorse, in particolare per campo di intervento. Ricordate, i campi di intervento sono quelli dalla preparazione, della valutazione che abbiamo visto in precedenza. Naturalmente mi si chiede, con testi molto brevi, di dire in che cosa consistono le azioni e quali sono le tipologie di destinatari di questa attività di assistenza tecnica. Il paragrafo 222 è quello collegato al finanziamento, relativo al finanziamento non collegato ai costi, e anche in questo caso, insomma, mi chiede, punto 2221, mi chiede una descrizione delle azioni di assistenza tecnica non collegate ai costi e mi chiede di identificare anche risorse e campo di intervento. Rispetto al finanziamento non collegato, cioè scegliere un finanziamento non collegato ai costi, però mi richiede due ulteriori elaborazioni. In particolare, nell'appendice 2 del modello contributo dell'Unione basato sul finanziamento non collegato ai costi, ci sono la tabella A, sintesi degli elementi principali, e la tabella B, informazioni dettagliate per tipologia di operazione. Queste tabelle non sono specifiche dell'assistenza tecnica, riguardano in generale i finanziamenti non collegati ai costi, ma naturalmente anche per l'assistenza tecnica dovremo compilarle. La tabella A, sintesi degli elementi principali, riguarda in generale, diciamo, le tipologie di operazioni che vengono interessate e quindi danno un quadro di sintesi compatto, diciamo un prospetto delle tipologie di operazioni interessate al finanziamento non collegato ai costi. Nella tabella B invece mi chiede di entrare nello specifico e quindi io per ciascuna tipologia di operazione, nel caso specifico di intervento sulla capacità amministrativa, dovrò indicare la descrizione di tipologia, l'obiettivo specifico interessato, le condizioni da soddisfare o i risultati da raggiungere, la descrizione dell'indicatore, le unità di misura dell'indicatore stesso, i risultati tangibili intermedi, l'importo totale interessato, le metodologie per l'adeguamento, diciamo, degli importi stessi, le modalità di verifica e conseguimento del risultato, diciamo, e le modalità, diciamo, per garantire sostanzialmente il controllo e l'audit. Quindi si tratta di specificare quegli elementi di cui abbiamo sostanzialmente già parlato in precedenza, cioè quali sono gli indicatori sulla cui base, diciamo che fanno, sulla base del cui raggiungimento scatta il rimborso e in che cosa consiste questo rimborso. Questi sono un po' gli elementi fondamentali. Allora, adesso voltiamo pagina. Come diceva Maria Rosaria, insomma, si tratta un po' di leggere il documento, di analizzare, diciamo, il documento sulla tabella di marcia, un pochino, diciamo, di prendere spunto, diciamo, da questa nostra discussione per fare, degli approfondimenti. Adesso invece volevo un attimo, passare, certamente, diciamo, in modo sintetico, a presentare un po' le scelte dell'accordo di partenariato in tema di capacità amministrativa. Quindi cerchiamo di capire cosa prevede l'accordo di partenariato in materia di assistenza tecnica e capacità amministrativa, quali sono gli elementi essenziali del PON Capacità per la coesione 21-27, che fa seguito, diciamo, è l'erede
del PON Governance 1420 e che sono i piani di rigenerazione amministrativa di cui parla l'accordo di partenariato. Come voi sapete molto bene, l'accordo di partenariato è un documento ancora provvisorio che sarà negoziato dallo Stato membro, dal nostro governo, insomma, con la Commissione europea. Vedremo poi, diciamo, al termine quali saranno, come dire, i risultati effettivi del negoziato e come si presenterà l'accordo di partenariato nella sua versione definitiva. Quindi quelle, diciamo, che diamo adesso sono delle indicazioni provvisorie, anche se l'accordo di partenariato comunque è ad uno stato, diciamo, di definizione, di solidità che già sembra molto, molto alto. Allora, dice l'accordo di partenariato, ci sono due strumenti con cui si perseguirà l'obiettivo della capacità amministrativa del 21-27. E di questo parla il capitolo 9 della bozza dell'accordo di partenariato. Il primo strumento è il PON Capacità per la coesione. Sarà un programma operativo nazionale. Adesso vediamo quali sono gli assi che sono previsti, che ha due obiettivi generali, sostanzialmente, cioè quello di dare un supporto al sistema di programmazione e attuazione dei fondi nel suo complesso, ma anche, e questa è una novità molto importante, di intervenire in situazioni che l'accordo di partenariato definisce fragili ai fini dell'attuazione delle politiche di coesione. Questa capacità per la coesione viene finanziato sia da FESR sia da FSE Plus, riguarda tutte le regioni italiane, viene attuato a titolarità dell'Agenzia per la coesione e ha una dotazione finanziaria di circa 1,3 miliardi di euro nel periodo 21-27. Come vedremo meglio fra breve, questo programma, che naturalmente, diciamo, è un programma sulle capacità, quindi segue le regole di cui stiamo parlando, diciamo, in questo seminario, verrà finanziato sia ai sensi dell'articolo 36.4, cioè finanziamento a costi reali, sia ai sensi, sia a norma dell'articolo 37, cioè finanziamento non collegato ai costi. Il primo strumento quindi è quello del PON Capacità per la coesione. Il secondo strumento sono i piani di rigenerazione amministrativa. Dice l'accordo di partenariato. Sulla base dell'esperienza dei piani di rafforzamento amministrativo, ma focalizzandosi più precisamente, più diffusamente sulle problematiche di attuazione dei fondi, le autorità di gestione regionali e nazionali prepareranno dei piani di rigenerazione amministrativa, questo in base a delle tabelle di marcia. Anche su questa questione abbiamo già definito la tabella di marcia, adesso un pochino, diciamo, le riprendiamo, però quello che si vuole dire è che questi piani devono essere costruiti sulla base di un metodo ben preciso. Perché si chiama rigenerazione amministrativa? Qualcuno di voi forse ricorda il Piano Sud 2030 del ministro Provenzano, diciamo, nel precedente governo, diciamo, sotto il quale è iniziata un po' l'elaborazione delle nuove strategie per la coesione e la capacità amministrativa. Lì si fa riferimento non solo a un concetto di rafforzamento amministrativo, ma a un concetto di rigenerazione amministrativa, come a dire la nostra amministrazione deve, come dire, avere una fase di nuova germinazione, deve ricostituirsi, in particolare attraverso un'ampia immissione di nuove energie. Infatti, nel Piano Sud 2030 si parlava di 10.000 giovani, giovani professionisti, insomma, da destinare in particolare alle amministrazioni del Sud. La rigenerazione amministrativa
è un pochino rimasto, insomma, è stato confermato. Il PON, cominciamo dal PON capacità per la coesione. Noi abbiamo qui tre assi. L'asse 1 è supporto alla governance e all'attuazione delle politiche 2021-2027. Quest'asse viene attuato a costi reali, articolo 36.4. Allora, non so se ricordate, nel 2007, qualcuno di voi forse ricorda, nel 2007-2013 i POAT, i programmi operativi di assistenza tecnica. Questa è una mia interpretazione, non c'è questa formulazione dell'accordo di partenariato, ma secondo me serve un po' a capire. Quest'asse si rivolge alle amministrazioni nazionali che sono titolari sostanzialmente di grandi politiche di trasformazione, la transizione digitale, la transizione ambientale, l'economia circolare, la resilienza ambientale e così via. E rivolgendosi a queste amministrazioni con progetti specifici, il PON finanzia delle attività destinate a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle funzioni di programmazione, di coprogettazione, di monitoraggio, di valutazione, di studio e così via, di rapporto con il partenariato e così via. Quindi quest'asse ha come destinatari le amministrazioni nazionali di riferimento delle politiche. Qual è la razionalità dietro l'asse 1? Il nostro sistema istituzionale e amministrativo è investito da grandi sfide di trasformazione, per esempio quella del Green Deal, per esempio quello della riconversione ecologica, ecco, per esempio quello della trasformazione digitale. Il PON supporta queste amministrazioni nell'adottare modelli che facilitino il conseguimento di queste sfide. Quindi progetti dedicati alle amministrazioni centrali per l'attuazione di sfide di policy particolarmente importanti. L'asse 2 è un asse che si chiama semplificazione ed efficienza dei processi di attuazione. Quest'asse viene finanziato a norma dell'articolo 37, finanziamento non collegato ai costi. Allora, qui ci sono due ambiti grossi e anche, devo dire, in qualche misura un po' sorprendenti, cioè originali, ecco. In particolare, la prima componente dell'asse 2 riguarda un'azione mirata di reclutamento a tempo determinato di alte professionalità destinate agli enti locali delle regioni meno sviluppate. In sostanza, il PON dice: io do seguito alla strategia che era stata prefigurata dal programma di Provenzano, dal piano sud, scusatemi, dal piano sud 2030, cioè quello della rigenerazione amministrativa, finanziando, naturalmente a titolo temporaneo, non potrebbe essere diversamente, finanziando il reclutamento di professionalità da inserire negli enti locali e negli altri beneficiari pubblici. E questo per portare energia, nuova linfa alla capacità di attuazione di questi enti, da cui in maniera determinante dipende l'efficienza e l'efficacia delle politiche per la coesione. Anche la Commissione, per esempio, ha molto sottolineato nell'interlocuzione con l'Agenzia della Coesione, che uno dei grandi punti deboli del nostro sistema di attuazione è a livello dei beneficiari. Allora, dice il PON, io intervengo a livello dei beneficiari in primo luogo sostenendo l'inserimento di nuove energie, di professionalità giovani specializzate, che quindi, diciamo, in linea di principio dovrebbero permettere di dare una svolta e trasformare fortemente il funzionamento delle amministrazioni. La seconda componente riguarda
un impegno diretto dell'Agenzia per la coesione nelle realtà del Mezzogiorno cosiddette più fragili. Cioè, dice l'asse 2, insieme alle autorità regionali e ai principali beneficiari, noi istituiamo dei veri e propri centri di servizio in aree specifiche del Mezzogiorno, dove l'Agenzia dà un supporto diretto ai territori, ai beneficiari pubblici, per l'attuazione delle politiche di coesione. Su questo un attimo torno, perché è effettivamente un meccanismo originale, diciamo, prefigurato dal PON. Sempre ovviamente stiamo parlando di scelte che saranno poi oggetto di confronto, insomma, con la Commissione europea. Naturalmente, per quello che abbiamo detto, risulta chiaro che quest'asse ha come destinatari le amministrazioni regionali e gli enti locali. Quindi l'asse 1 va sulle amministrazioni nazionali, supportiamo la loro capacità di sostenere le sfide per la trasformazione climatica, digitale e così via. L'asse 2 va invece sulle amministrazioni regionali, sugli enti locali e sostiene la loro capacità di attuare i fondi. Su questo adesso torniamo, però volevo dirvi prima che c'è un terzo asse nel programma del PON, capacità per la coesione, che è quello dell'assistenza tecnica. Diciamo, come tutti i programmi, ha un asse assistenza tecnica che supporta le funzioni tipiche, diciamo, di sorveglianza, di gestione e anche la creazione di reti, la messa a punto di metodi, standard operativi e così via. Insomma, come è tipico degli assi di assistenza tecnica dei programmi operativi. Allora, questa slide è ripresa da un elaborato, da una presentazione. Io ci tenevo a presentarvi la fonte originale, diciamo, di questa riflessione, da una presentazione dell'ACT fatta a giugno del 2021, una presentazione delle linee del nuovo PON, capacità per la coesione, alle regioni, dove è uscita questa cosa dei centri di servizio. Cioè, l'autorità, diciamo, in sostanza l'Agenzia per la coesione dice: io entrerò nei territori direttamente, in particolare assumendo quali obiettivi? Il rafforzamento amministrativo locale, la cooperazione istituzionale multilivello, il trasferimento di competenze, l'accelerazione dei processi di attuazione e di spesa. E quindi svolgerò attività che riguardano assistenza tecnica sul campo, dei servizi di formazione, dei servizi di orientamento delle politiche locali, l'elaborazione di standard e soluzioni relative all'attuazione. E inoltre, dal punto di vista attuativo, naturalmente l'Agenzia per la coesione seguirà direttamente gli interventi a titolarità dell'ACT, seguirà gli accordi e convenzioni di assistenza tecnica tra le amministrazioni locali e l'ACT e così via. Insomma, in sostanza è una forte trasformazione prefigurata, diciamo, o una forte integrazione che viene prefigurata dal PON rispetto a loro e l'agenzia che interverrà, ripeto, direttamente con questi centri di servizio per assistere i beneficiari locali. Questo naturalmente dovrà essere fatto in stretta correlazione con le autorità regionali per non creare ovviamente confusione, ma al contrario per creare integrazioni e sinergie e anche ovviamente attraverso accordi dettagliati, specifici, operativi con le amministrazioni locali. Infine, quindi questo è il PON, abbiamo detto, le strategie 21-27 prefigurate dall'accordo di partenariato sono basate su uno strumento che è il PON e su uno strumento che sono i piani di rigenerazione amministrativa. Cosa ci dice l'accordo di partenariato su questo? Ci sono questi piani di rigenerazione che a livello di programmi operativi nazionali e regionali individuano le azioni di rafforzamento della capacità amministrativa e istituzionale necessarie in quelle realtà.
hanno una focalizzazione rispetto ai PRA, ai piani di rafforzamento amministrativo, hanno una focalizzazione molto più forte sul sistema di programmazione, attuazione e gestione dei fondi, mentre i PRA avevano uno spettro più ampio rispetto alla capacità amministrativa diciamo degli enti interessati. Come vengono organizzati i piani di rigenerazione amministrativa? Sulla base di tabelle di marcia, quindi sulla base di un metodo condiviso, sistematico di individuazione dei fabbisogni e delle azioni da realizzare. Sulla base delle tabelle di marcia, vengono definiti ambiti di intervento, obiettivi di rafforzamento, in particolare, con riferimento a beneficiari, pubblici. I piani vengono, finanziati attraverso le varie risorse a disposizione, cioè l'assistenza tecnica a costi reali, finanziamento non collegato ai costi, finanziamento relativo agli obiettivi specifici come quelli che abbiamo visto nel caso del FESR. Le strategie di rafforzamento avranno una focalizzazione ulteriore, specifica, sulle strategie territoriali. Quindi l'esperienza dei PRA, almeno in questa impostazione dell'accordo di partenariato, vediamo un po' come uscirà dal negoziato l'accordo. L'impostazione mi sembra un'impostazione evolutiva. Non so a voi cosa sembri, insomma, ma mi sembra un'impostazione evolutiva rispetto ai piani di rafforzamento amministrativo, cioè un'azione, diciamo, che li supera, rendendoli più specifici, più mirati sul tema dei fondi, però tutto sommato, diciamo. Tutto sommato li conferma, diciamo, la centralità delle autorità titolari di programmi nell'organizzazione dei propri piani di rafforzamento amministrativo. Non si parla di un coordinamento centrale, in realtà io penso, immagino che continuerà ad esserci, però questo devo dire, dall'accordo di partenariato non si evince ancora con precisione, quindi vedremo. Cioè, io però tuttavia penso che certamente un coordinamento centrale dall'ACT sarà garantito. Dunque, allora, questa in estrema sintesi è, diciamo, quello che viene prefigurato dal nuovo accordo di partenariato. La dottoressa Tollis, dice l'ipotesi che Regione Abruzzo pensasse ad un hub delle competenze da finanziare con l'articolo 37 potrebbe creare un conflitto con i centri di servizio. Questa è una tematica aperta, è una tematica aperta. Esiste un rischio di sovrapposizione e di conflitto fra l'iniziativa dei centri di servizio, che, ripeto, è un intervento originale proposto dall'Agenzia per la Coesione Territoriale, e gli interventi sulla capacità amministrativa a cui le regioni stanno pensando. Esiste un rischio di conflitto. E naturalmente dovrà essere sciolto attraverso un negoziato e dialogo con l'agenzia. Io personalmente ritengo questa una scommessa molto, molto importante. È difficile immaginare che se si, come posso dire, che questa cosa funzioni se non ci sarà una governance adeguata. Ecco, vedo dei rischi, però questa è la mia opinione personale. Abbiamo già parlato molto, insomma, e abbiamo messo tanti argomenti sul tavolo, però purtroppo, diciamo, la materia, è diventata molto, molto complessa. Però ci tenevo molto rapidamente a sottoporvi due punti. Abbiamo parlato molto di tabella di marcia, tabella di marcia. C'è questo documento di cui vi dicevo della Commissione, in cui dice che la tabella di marcia non è assolutamente obbligatoria, è un'indicazione che noi stiamo dando di tipo metodologico, però intanto noi vediamo che nel regolamento addirittura si parla di azioni di capacità amministrativa costruite in base a una tabella di marcia, una roadmap. E che questa stessa formulazione viene presa dall'accordo
dall'accordo di partenariato. Quindi sì, non è obbligatorio, però mi sembra che ci sia, come dire, una forte enfasi sia della Commissione, sia dello Stato nazionale, sia del governo italiano, sulla tabella di marcia. Ebbene, la tabella di marcia è un percorso attraverso cui noi definiamo le azioni di capacità amministrativa 21-27 a livello di programma operativo. Piccolo chiarimento, premessa però importante, quello che un po' che vi accennavo all'inizio. Quando noi parliamo di capacità amministrativa, attenzione, non parliamo solo di competenze, parliamo soprattutto di tre cose. Parliamo di strutture e processi, quindi di miglioramento dell'efficienza, della qualità, della rapidità dei processi e del governo di questi processi, quindi azioni sull'organizzazione, ad esempio. Parliamo di persone, di competenze, parliamo di sistemi e strumenti, per esempio la digitalizzazione, è importante che tutte le amministrazioni gestiscano in forma digitale i loro programmi operativi. Quindi quando parliamo di capacità amministrativa, parliamo di questo. La tabella di marcia è questo complesso, come dire, accrocco di rotelline e di frecce. Vi riporto qui, in particolare, vi riporto qui in particolare, diciamo, la figura del documento, diciamo, di tabella di marcia. Che significa che noi partiamo da una valutazione della situazione attuale attraverso uno sforzo di autovalutazione. Ci confrontiamo con le raccomandazioni eventualmente che vengono dalla Commissione europea nell'ambito del semestre europeo, utilizziamo degli indicatori per fare delle analisi sulla situazione attuale e dopo questa ricognizione, al termine di questa ricognizione, arriviamo a definire punti di forza e punti di debolezza del nostro sistema amministrativo per la programmazione e l'attuazione dei fondi. Questo si traduce in una previsione, una programmazione, meglio devo dire, una pianificazione del futuro che riguarda appunto l'individuazione di obiettivi di rafforzamento, l'individuazione di azioni, di risultati tangibili, di una tempistica in cui si devono svolgere le varie azioni, di risultati e nel caso in cui queste azioni vengono basate su finanziamenti non collegati ai costi, anche quella di indicatori finanziabili, ovvero che faranno scattare il finanziamento. Ecco, questa tabella di marcia è un riferimento importante e in questo momento, diciamo, è opportuno che le amministrazioni abbiano presente, diciamo, un lavoro di questo tipo. Nella definizione in particolare, diciamo, dei loro piani di rigenerazione amministrativa, sostanzialmente in generale di formulazione, diciamo, delle proprie strategie 21-27 per la capacità amministrativa. Allora, io ho già parlato molto, spero di avere, come dire, almeno contribuito un po' a costruire, insomma, un quadro di sistematico di informazione. Troverete altre slide che però possono benissimo essere lette da sole, che in particolare si riferiscono a strumenti di autovalutazione, come quelli che vengono prefigurati nella tabella di marcia, e poi alla fine c'è anche un piccolo punto sulla capacità amministrativa nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dove in particolare sono previsti interventi importanti che però oggettivamente non avremmo potuto affrontare, diciamo, nello spazio di questa nostra discussione. Grazie dell'attenzione. Allora, Raffaele, grazie. Ti chiedo però appunto di rimanere ancora con noi perché appunto chiederei appunto a Emanuela Grimaldi, alla dottoressa Grimaldi e al dottor Cipollone che hanno seguito appunto questa mattinata così diciamo ricca di spunti, ma soprattutto di
temi che saranno, diciamo, l'argomento dei prossimi giorni, delle prossime settimane, dei prossimi mesi per la scrittura del programma operativo regionale di appunto accendere la loro webcam e il loro microfono in modo anche da collegarsi un po' e quindi contestualizzare quello che è l'apporto, diciamo, tematico di questo webinar rispetto al processo che appunto è in corso all'interno di sicuramente tutte le amministrazioni, sia centrali che regionali, ma appunto parlando proprio dell'amministrazione abruzzese, loro sono proprio il pivot, proprio il cuore centrale, il cuore pulsante, diciamo, di tutta questa macchina che ruota intorno a loro e nonché anche a tutti i partecipanti di questo webinar, in questa fase così cruciale della programmazione. Quindi lascio la parola alla dottoressa Grimaldi. Maria Rosaria, buongiorno, mi sentite? Ho Sì, l'audio sì, sì. attivato? Perfetto, Sì. ottimo, ottimo, perfetto. Non so se mi riuscite anche a vedere, ho provato ad attivare la webcam. Intanto un ringraziamento particolare al docente, a Raffaele Colaizzo, perché diciamo, si è fatto carico di esprimere concetti di un tecnicismo assolutamente complicato in una platea particolarmente qualificata, mi permetto di dire, perché i partecipanti che vedo a video sono tutti molto concentrati sul tema e hanno tutti partecipato anche ai webinar precedenti organizzati da Formez sui regolamenti comunitari ed erano molto e sono molto interessati all'argomento assistenza tecnica. Grazie a tutto il gruppo di lavoro Formez che ci consente la realizzazione di questi momenti di riflessione. Grazie a te Maria Rosaria, grazie a tutti quanti voi per la partecipazione. Come dire, la riflessione di conclusione la lascerò al collega Carmine, autorità di gestione, che esprimerà le iniziative a seguito dell'indirizzo politico ricevuto, delle attività che metteremo in campo sull'assistenza tecnica. La necessità di questo confronto è immediatamente antecedente alle riflessioni messe in campo dal punto di vista tecnico dal relatore e alle necessità che dovremo trasferire e trasformare nei nostri POR, perché c'è stato un cambiamento epocale dalla 1420 alla 2127. Nella 1420 c'era l'OT11, quindi c'era il rafforzamento della capacità istituzionale amministrativa, c'era l'assistenza tecnica, diciamo, classicamente definita. Nella 2127 l'OT11 è stato eliminato, l'assistenza tecnica è stata modificata con una riduzione complessiva in termini, diciamo, percentuali di taglio lineare su FESR e FSE e sono state introdotte però delle importanti, diciamo, novità di strumenti ad integrazione di quello che abbiamo visualizzato nell'ultima slide che è, diciamo, la necessità delle amministrazioni regionali da far collegare anche alle locali di un documento strategico unitario che contenga anche le novità della 2127, perché la 2127 prevede, come diceva correttamente il professore, ed è anche un momento per sintetizzare prima di chiudere, l'assistenza tecnica ordinaria che è uno strumento classico, l'assistenza tecnica destinata al rafforzamento della capacità di utilizzo efficace dei fondi, quindi per area tematica, e diciamo, rafforzamento della capacità amministrativa collegata agli investimenti. Quindi in questo quadro rinnovato, dove c'è tutta la parte del, diciamo, investimento del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, sulla rafforzamento della capacità amministrativa nelle pubbliche amministrazioni,
i piani o il piano, a seconda del punto di vista di rigenerazione amministrativo contenuto nell'accordo di partenariato, il PON capacità per la coesione devono essere, come dire, messi a sistema domani mattina dalla Regione Abruzzo in ordine alla stesura e alla definizione dei nuovi programmi operativi. E questo momento di riflessione era assolutamente necessario e tempestivo rispetto alle necessità che la Regione, deve mettere in campo. Antonella ha, correttamente posto il tema che peraltro avevamo già, segnalato io con Carmine nell'atelier del 6 agosto sull'OP5, cioè della creazione di un hub proprio di rafforzamento amministrativo nella regione, e il professore ci ha introdotto, diciamo, una cornice di riferimento utile alla riflessione da consegnare alla politica. Non so se Carmine, ha la possibilità di collegarsi, perché così gli lascio, la parola. Sì, allora Carmine ha scritto e Perché sto chiediamo leggendo appunto se può. anche a Carmine di accendere la webcam e il Ah, microfono ok, allora, non avevo letto, come. non avevo letto. Ok, allora di nuovo grazie a tutti, grazie Maria Rosaria, disattivo l'audio. Grazie. Grazie direttrice, e lascio la parola all'autorità di gestione, sta ancora caricando il video, vediamo l'audio, proviamo l'audio. Carmine, se puoi provare a parlare, non si sente. Puoi verificare che il microfono sia acceso e il simbolo verde è il simbolo che si trova accanto alla webcam sulla piattaforma, qui sullo schermo. Carmine, mi sente? Dottor Cipollone, mi sente? Devi attivare il microfono qui sulla schermata. Accanto alla webcam. Forse non ci sente. Però vedo che si muove, quindi probabilmente invece qualcosa succederà. Scusate un attimo, che appunto non so se non riesco a capire se il dottor Cipollone ci sente. Intanto, Maria Rosaria, questa lezione sarà riprodotta in che La tempi? lezione Così i sarà colleghi subito che resa sono in ascolto. disponibile e verrà inviata anche lo Perfetto. stesso pomeriggio di oggi a tutti i partecipanti. E così Ottimo. come ho anche detto che chi desidera l'attestato e ci sono diverse persone che erano, diciamo, registrate a questo webinar anche tramite il loro referente, funzionario referente, dirigente, direttore o proprio l'ufficio di riferimento di inviare il nominativo con la mail in modo poi da potersi registrare su Eventipia e scaricare il questionario e poi compilare il questionario e poi scaricare l'attestato. E qui appunto la mia collega Stefania Mulas, che appunto ringrazio e che ci dà assistenza nella gestione diciamo, dell'attività, ha inserito il link al quale connettersi. Allora, io vedo sempre il dottor Cipollone che è presente in video. Però non so se ci sente e se riesce ad attivare il microfono per poter, diciamo, fare un ultimo saluto alla platea. E, allora, dice che non si attiva il microfono. Allora,
Allora, proviamo, facciamo un ultimo tentativo, appunto, se è stato verificato che è appunto, perché il video si vede, quindi speriamo che si possa attivare il simbolo appunto del microfono accanto al simbolo della webcam che si trova proprio nel banner dell'aula. Quindi c'è l'aula Abruzzo 100, poi ci sono dei simboli, tra i quali quello dell'audio, quello del microfono e quello del video, e devono essere tutti verdi. Quindi facciamo quest'ultimo tentativo, altrimenti appunto sarebbe un peccato appunto. Vedo che Carmine si sta facendo supportare. Eh sì, no, vedo che si sta facendo supportare, ma purtroppo il microfono non si attiva. Sto leggendo. Purtroppo il microfono non si attiva, quindi non si riesce a collegare l'autorità di gestione. Saluta e ringrazia il relatore. Va bene, Carmine, mi dispiace molto perché era l'occasione per fare un saluto ai partecipanti, a Sì, parte il anche perché ringraziamento al relatore logicamente Carmine, come dottoressa Grimaldi e diversi altri, diciamo, attori della regione, sono anche presenti anche in diversi tavoli, anche negoziali, e quindi magari voleva, diciamo, dare anche Era un'informazione anche esatto, sì. attinente. Lui partecipa, esatto, come autorità di gestione, lui sta partecipando, lui e il suo servizio stanno partecipando ai tavoli della Commissione Tecnica Affari Europei e quindi magari avrebbe potuto fornirci qualche ulteriore dettaglio di passaggio in evoluzione, speriamo anche migliorativa. Però ci saranno altre occasioni. Sì, Mauro Contestabile dice attestato da inviare ad Alessandro Urbani. Allora, forse Maria Rosaria, prima di chiudere, io saluto, ti lascio la parola così grazie. magari precisi come Sì, poter ottenere l'attestato da di. assolutamente, grazie, direttrice. Io appunto, come anticipava la direttrice, non si tratta di un percorso formativo vero e proprio standard come di solito il Formez usa fare. Al momento stiamo organizzando queste sessioni di webinar che sono, diciamo, a metà strada tra l'informativo, ma poi anche ci danno degli strumenti per poter proprio affrontare in maniera consapevole, in maniera, diciamo, capacitata, come si usa dire ultimamente, avere quelle capacità, quelle competenze per poter affrontare, diciamo, questa fase di programmazione. Quindi sicuramente ci saranno altri momenti dove eventualmente avremo, diciamo, una platea anche con la quale confrontarci, diciamo, in maniera anche operativa. Stavo prendendo un po' di tempo per cercare di capire se il dottor Cipollone riusciva a risolvere i suoi problemi tecnici, però vedo che comunque non riusciamo, quindi sono, diciamo, dispiaciuta e avremo comunque altre occasioni future. Però nel frattempo quindi ricordo ai 62 partecipanti che hanno, diciamo, ascoltato con attenzione il docente di oggi, che era Raffaele Colaizzo, che poiché appunto il mailing è stato un mailing in parte rivolto a dirigenti, direttori diciamo, indirizzi di servizi chi appunto vuole registrarsi con il proprio nome e cognome, quindi vuole dare e poi scaricare il proprio attestato, può sicuramente farlo e quindi inserendo il proprio nome e cognome in questa chat prima della chiusura dell'aula. Allora, vedo che il dottor Cipollone è di nuovo
Proviamo a fare un ultimo tentativo per vedere se la sua webcam e il suo microfono si attivano. Carmine? Adesso mi si accende il microfono, quindi Sì, forse mi Carmine, sentite. la sentiamo, quindi le Mi lasciamo la sentite? parola. Sì, la sentiamo. Sì, ok, ho fatto l'ultimo tentativo, sono uscito e rientrato, come, diciamo così, come ultima chance. Allora, intanto ringrazio tutti, ringrazio innanzitutto Formez e il relatore perché l'argomento era di particolare interesse per tutti noi che comunque lavoriamo in amministrazione e che praticamente, ecco, ci stiamo comunque dando da fare, ci stiamo facendo mille domande rispetto all'attuazione di una programmazione 21-27 che praticamente ha tantissimi lati da scoprire, ma l'assistenza tecnica effettivamente riguarda un po' l'attività nostra di tutti i giorni, perché tutte le strutture amministrative regionali in qualche modo sono interessate a questi aspetti. Effettivamente adesso, ecco, stiamo raccogliendo un po' i primi dati relativi a quello che andremo ad inserire man mano, e la lezione, diciamo, il webinar di oggi sarà molto utile anche per cercare di capire all'interno di tutte le indicazioni che stiamo ricevendo dai settori, cosa, diciamo, un contenuto più specifico all'interno dei progetti che andremo a realizzare. Stiamo, ecco, man mano componendo il puzzle, quindi praticamente questi sono diciamo così, i primi momenti concreti ed effettivi. E ripeto, diciamo, il webinar di oggi sicuramente è particolarmente significativo. Le domande che avete visto che sono state fatte sono tutte domande molto significative, quindi in qualche modo, ripeto, studieremo meglio e approfondiremo meglio gli argomenti di oggi, anche e soprattutto alla luce delle chiavi di lettura che il dottor Colaizzo ci ha fornito. Quindi, ripeto, grazie, e credo che per tutti noi che abbiamo partecipato ci sarà ulteriormente da riflettere, poi da costruire domande nuove a cui rispondere, a cui trovare risposte, insomma. Grazie ancora. Scusami Sì. Maria Rosaria, l'ultima cosa è per l'attestato di partecipazione. L'attestato di partecipazione, come risponde Stefania ai richiedenti, non si invia ma si Esatto, richiede. sì, esatto, si Ok, scarica quindi in così autonomia, ecco, noi magari siamo cerchiamo di. digitali, quindi Perfetto. i Sì, nominativi che ecco, sono no, perché stati tante qui volte è indicati meglio. verranno caricati, diciamo, in piattaforma, e quindi, diciamo, la piattaforma legge il nominativo e quindi noi attesteremo la partecipazione. Dopo l'attestazione della partecipazione, ogni partecipante potrà rispondere al questionario di gradimento e poi scaricare l'attestato. Però appunto è disponibile. Maria Rosaria, posso Prego. fare solo un'ultima Assolutamente, sì. considerazione? Ribadisco quello che ha detto prima la dottoressa Grimaldi. L'accenno fatto al PON di capacità e governance è fondamentale, quindi prende tutte le attività che adesso andiamo a costruire con una particolare attenzione a quella, perché prende, al di là di quello che scriveremo nei nostri programmi, quel tavolo, prende, quel desk sarà particolarmente interessante. E quindi, ecco, lo volevo solo rimarcare prima, volevo fare una battuta che ormai su alcuni aspetti sto diventando troppo simile al direttore, per cui, come ho visto certe cose, insomma, si sono accese delle lampadine. E quindi, volevo rimarcare anch'io quell'aspetto. Sul resto del programma ci lavoriamo, ma quello non deve essere un aspetto secondario. Quindi, visto che ci sono tanti partecipanti, ecco, raccomando a tutti di tenere occhio e testa a quel particolare tavolo, perché sicuramente avrà molto interesse a partire da noi, insomma, però deve essere un interesse da parte di tutti. Scusami e chiudo, non dico più nulla. Grazie a tutti di nuovo. Grazie Carmine, grazie per aver rafforzato, diciamo, la posizione di necessità di presenza sul tavolo. Maria Rosaria, non so se magari Sì. riesci a chiedere
meglio l'aspetto dell'attestato perché vedo che continuano ad arrivare gli indirizzi. Sì, Io penso magari di non essermi spiegata bene, ma ci provi tu Sì, che ci provo sei, io e diciamo, una comunque poi verrà formatrice inviata una di formazione. mail nel pomeriggio. Allora, noi non inviamo un attestato, l'attestato si scarica in autonomia dai 20 PA. Solo chi non aveva avuto accesso al webinar con il proprio indirizzo web, ma con altri indirizzi o del proprio dirigente o dell'ufficio del servizio, deve scrivere qui che ha partecipato col proprio nome e cognome e con la propria mail, e noi poi, arricchendo la lista del personale che avevamo, provvederemo poi a caricare questi nominativi. Le persone dopo faranno un passaggio di iscrizione sul sito, e poi potranno, dopo l'attestazione della partecipazione, scaricare l'attestato. E per quello che riguarda e quindi le conclusioni che sono state portate qui dalla dottoressa Grimaldi e dal dottor Cipollone, è chiaro che anche questi webinar, piuttosto che i momenti degli atelier, sono tutti momenti in cui si sta costruendo in un certo qual modo una rete di coloro che stanno programmando l'attività per la regione Abruzzo del 21-27. Quindi io credo che quello che diceva il dottor Cipollone, cioè teniamo tutti occhi e orecchi aperti, presidiamo i tavoli, eccetera, è utile, e anche lo scambio di informazioni. Quindi sicuramente nei momenti logicamente, se fossimo in aula sarebbe diverso, ci potrebbero essere anche, il momento dell'aula è bello anche per questo, per gli scambi informali. Ora siamo in un'aula virtuale, speriamo poi di poter organizzare nel corso dei prossimi mesi anche dei momenti in presenza, in modo da poter rafforzare anche lo scambio, comunicativo informale tra la rete che si sta costruendo di chi appunto si occupa della programmazione regionale. E grazie Stefania che appunto stai dando tutte le indicazioni. Comunque appunto se ci fosse qualcosa di poco chiaro anche nell'attribuzione dell'attestato eccetera, potete rivolgervi a me, quindi mandandomi una mail, e io vi risponderò chiarendo tutti i vostri dubbi. Per ora appunto vi saluto, grazie a tutti, e quindi alla prossima occasione di incontro. Grazie al relatore, grazie alla dottoressa Grimaldi, al dottor Cipollone e ad Antonella Tollis per il supporto. Arrivederci.